Ah, ciao. Ah, cos'è questa? È una rivista horror. È appena uscita, guarda, è il secondo numero. Penso che sia l'unica rivista horror italiana che tratta solamente di horror. Sì, è interessante, piena di roba. Sì, poi magari ti interessa, stavo guardando che c'è un articolo scritto da me. Lo so, sono molto autoreferenziale. È un articolo, guarda, ve lo faccio vedere così. Ecco come lo smartphone può danneggiare il cinema della paura. È un articolo che parla di come la dipendenza da smartphone, il continuo andare a cercare notifiche o farsi distrarre continuamente dalle notifiche, possa influenzare negativamente la visione di un film horror e la comprensione di un film horror. Non è l'unica cosa che potete trovare all'interno della rivista. Nel secondo numero c'è un sacco di roba, ragazzi. C'è un'intervista a William Friedkin, si parla di film che trattano il demoniaco, orrore interattivo, genesi oscura del videogioco lovecraftiano. Insomma, dovete anche scoprirvela da soli. Ci sono alcuni redattori stranieri che vengono tradotti, quindi c'è quell'articolo sia in italiano che in inglese, questa è la figata. C'è addirittura un articolo scritto da Ramsey Campbell, che è uno scrittore inglese di romanzi horror. Ragazzi, cioè, non vi sto a dire tutto, c'è un sacco di roba, c'è di tutto. Ma soprattutto mi stupisce, è proprio bella la copertina e poi c'ha la scritta in rilievo sberluccicante, molto bella. Questo è il secondo numero. All'interno trovate appunto anche un articolo di Non aprite questo blog, in questo caso è scritto da me. Niente, se amate l'horror compratela, se amate me compratela, se amate Non aprite questo blog compratela, se non amate nessuno comprate Asylum.